molti di noi sanno, ma i più giovani probabilmente non sanno. Allora, ha studiato all'Università Cattolica di Milano, dove si è laureato summa cum laude nel 61 in giurisprudenza, discutendo una tesi sul protezionismo nello sviluppo dell'industria italiana con il professor Silvio Lombardini. La sua carriera accademica ha avuto inizio alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, dove ha lavorato come assistente professore incaricato e infine ordinario sul tema di economia e politica industriale. Lo dico per cui si vedono subito i suoi interessi. All'insegnamento universitario ha unito un'intensa attività di ricerca che in una prima fase si è indirizzata verso due temi divenuti poi classici negli studi di economia industriale, cioè lo sviluppo delle piccole e medie imprese dei distretti industriali e la politica antitrust. Ci sono le pubblicazioni che non sto a leggere perché sarebbe lunghissimo. Dal 1974 al 78 ha presieduto la società editrice Il Mulino. Nel 1981 ha fondato Nomisma, una delle principali società italiane di studi economici. Sino al 1995 ne ha presieduto il comitato scientifico. Ha scritto numerosi editoriali anche qui. Dal novembre del 78 al marzo del 79 è stato ministro dell'industria, dal novembre dell'82 all'ottobre 89 è stato presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale, IRI. Nel febbraio 95 ha fondato la coalizione dell'Ulivo, che lo ha designato come suo candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione delle elezioni politiche. Nel marzo del 1999 il Consiglio europeo ha designato Romano Prodi Presidente della Commissione europea a Bruxelles, designazione confermata nel settembre 1999 dal voto di fiducia del Parlamento europeo. Ha ricevuto l'incarico di formare il governo della Repubblica dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha guidato l'esecutivo dal 17 maggio 2006 all'8 maggio 2008. Ha inoltre ricevuto 39 riconoscimenti accademici honoris causa in altrettante università a livello del mondo. Però esprimere meglio qual è, io vorrei leggere alcuni pezzi della lettera che ha scritto in occasione della fondazione, dell'istituzione di una fondazione che si chiama Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, perché qui traspare un po' davvero qual è la sua passione, la sua competenza e il suo riferimento valoriale. Dice così: cari amici e care amiche, dopo la conclusione della mia attività politica ho pensato fosse utile far tesoro dell'esperienza internazionale che ho avuto, la possibilità e la fortuna di accumulare come Presidente del Consiglio italiano e come Presidente della Commissione europea, per continuare ad occuparmi di alcuni problemi che direttamente o indirettamente avranno influenza sulla politica e sull'economia internazionale. Per questo motivo e con questi obiettivi è nata nei mesi scorsi la Fondazione per la Collaborazione dei Popoli. Lo scopo della Fondazione è, come recita lo Statuto, quello di affrontare le problematiche sociali, culturali, economiche, politiche del mondo al fine di favorirne la soluzione grazie all'elaborazione di nuove proposte di collaborazione nel contesto internazionale. A partire dall'Europa come protagonista di un futuro effettivamente di un futuro mondo effettivamente multipolare, in cui nuovi protagonisti come la Cina e l'India dovranno condividere le più ampie responsabilità. Siamo in un altro mondo rispetto a quello attuale. Continuo. Un'Europa che dovrà essere interlocutore privilegiato dei paesi che la circondano, l'anello degli amici, e che dovrà svolgere azioni positive perché il Mediterraneo diventi sempre di più porta per l'Oriente, un'Europa che è vicinissima all'Africa e che in interazione con l'ONU non può che occuparsene. Non commento perché le sensazioni sono talmente tante che ruberei del tempo. Dico solo che il tema che affronterà, crisi della politica, sembra apparentemente distante da ciò di cui ci occupiamo, dico come formazione degli educatori, in realtà assolutamente vicino, perché come educatori sociali siamo tenuti a formare la cittadinanza e ad includere
formare la cittadinanza ad includere chi ha difficoltà personali, relazionali e sociali, difficoltà che spesso si assommano, si fa fatica ad essere buoni cittadini in un contesto di cattiva politica. Dico questo, senza compassione non si può educare, ma la compassione non è un sentimento, la compassione è entrare in relazione con l'altro, con la persona, e aiutarlo a crescere, a risolvere i suoi problemi e a edificare una società diversa. Bauman dice che i sistemi non sono perfetti, che ogni sistema ha delle contraddizioni, ma che le contraddizioni sono un'occasione di riflessione per migliorare il sistema. Lui dice che l'immigrazione è una di queste contraddizioni, non è un'emergenza, è semplicemente un risultato del funzionamento del sistema. E allora, qui il discorso sarebbe lungo, ma voi capite che tra la formazione di un cittadino e la formazione di un cittadino non ci può essere distanza. E noi siamo qui per questo motivo. Potrei citare Edgar Morin, che è un sociologo filosofo, potrei citare anche la raccomandazione europea per quanto riguarda l'educazione, ma il discorso sarebbe lungo. Edgar Morin dice che oggi l'educazione deve educare all'etica del genere umano, fa 7 elenchi dei 7 saperi, non li dico tutti naturalmente, perché uno fra i quali è questo: l'insegnamento dovrà portare alla costruzione di un'antropoetica che faccia riferimento alla triplice condizione umana, all'uomo come individuo, all'uomo come società, all'uomo come specie, e l'uomo come specie ha una casa, si chiama mondo. L'etica individuo-società richiede un controllo dell'individuo sulla società e della società sull'individuo. Questa è la democrazia, mentre l'etica individuo-specie assume nel secolo XXI il significato di cittadino terrestre. Poi ne ha altri due che cito solo: insegnare la condizione umana, educare l'identità terrestre. Dopodiché concludo dicendo, la notte in Europa è iniziata, è una notte brutta, io non so quanto durerà. La mia sensazione è che durerà molto. Quello che si può fare non è disperdersi, quello che si può fare è essere testimoni in attesa che sorga di nuovo l'aurora. E penso che Prodi sia in grado di darci queste indicazioni. Grazie. Tocca bene? Sì. La ringrazio, padre, della splendida commemorazione che mi ha fatto. No, sono venuto molto volentieri stamattina, anche se a Modena ho qualche problema come reggiano, insomma, no? e dovrei fare alcune riflessioni di apertura di un anno accademico, quindi con la solennità che si dovrebbe usare in questi casi, ma sarà meglio non usare solennità e andare al sodo. E parto quindi con una sintesi del titolo che mi è stato dato, no? È una sintesi che non possiamo esprimere in lingua inglese, ma una lingua familiare a molti di qua, cioè dicendo lavamel e polacres, che per gli estranei a questa familiarità linguistica dice le cose vanno male e stanno peggiorando. Ecco, la vamel e poi la cresce, va male e cresce. Ma poi troveremo anche elementi di consolazione, perché è nostro dovere. No, al di là dell'atteggiamento anche un po' sorridente che bisogna sempre avere davanti alle cose, certamente la politica è in una svolta seria nel mondo, nel mondo, non parlo d'Italia, una svolta seria che si condensa in un ormai assoluto desiderio di delega di potere, di autorità. C'è dappertutto. Questo non è un fatto normale, no? Noi avevamo per anni le statistiche dell'ONU gloriose che dicevano 10 paesi in più fanno le elezioni politiche, eccetera, 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 eccetera.
Adesso ci troviamo negli ultimi anni in una evoluzione impressionante. In tutti i paesi comunisti, democratici, eccetera, l'aumento del desiderio di autorità è sempre più forte. Pensiamo in Cina, paese più popoloso del mondo, comincio da questo, perché c'è un quinto degli abitanti del mondo sono cinesi. E in Cina il presidente Xi aveva già poteri immensi perché comandava l'esercito, il governo e il partito, e li ha fortemente aumentati, sia con controlli molto più diretti e forti sull'economia, sia sui servizi segreti, sia prolungandoli nel tempo. Poi continuiamo nelle Filippine, c'è anche stamattina nel giornale, no? Duarte che uccide senza processo migliaia di persone, probabilmente, anzi, la maggior parte non certo stinchi di santo, no? Ma con prassi che sarebbero state assolutamente inimmaginabili poco tempo fa. In India la trasformazione del paese, anche con certi successi, è derivata dalla durezza del nuovo primo ministro Modi, e poi vediamo in Russia come Putin abbia accentrato autorità. Passiamo per la Turchia, arriviamo all'Ungheria, e poi ne posso elencare tanti altri, ma finiamo negli Stati Uniti, cioè il presidente Trump, con tutte le diversità che ha gli Stati Uniti, con, come si chiamano, check and balance, stavolta parlo anche inglese, non solo dialetto, se lo ricordi, no? E con tutti gli equilibri che hanno gli Stati Uniti, però è veramente una delega molto forte a un presidente. E questo perché avviene? Perché abbiamo, come mi è stato chiesto di conversare oggi, una crisi della politica e una crisi della democrazia. Non è che questi avvenimenti vengano per caso. Questo parte da lontano, no? Parte dalle trasformazioni che noi abbiamo avuto una generazione fa, insomma, cioè quando sono saliti al potere in Gran Bretagna e negli Stati Uniti la signora Thatcher e Reagan, che hanno trasformato la politica mondiale. L'hanno trasformata in modo radicale, rapido, con quello che veniva chiamato il pensiero unico, cioè non c'è possibilità di alternativa, tutto il mondo deve andare avanti con il libero mercato e basta. Non ci deve essere interferenza, autorità del governo. C'era una frase che esprimeva in modo straordinario questa posizione, una frase che a degli educatori credo faccia impressione: non esiste la società, ma esiste solo l'individuo. Il vostro mestiere non avrebbe alcuna base, anzi dovreste andare via proprio. Lo dico in modo scherzoso, ma guardate che questo cambiamento ha mutato l'intera politica mondiale. Da allora tutti gli equilibri che avevano le nostre democrazie, con i loro difetti, ma fra governo, imprese, partiti, questi strani equilibri, proprietà privata prevalente, ma anche un ruolo della proprietà pubblica in alcuni settori particolari, un ruolo importantissimo del welfare e crescente del welfare, tutto questo è stato messo in crisi, è cambiata la democrazia, ma è stato messo in crisi dal fatto che la gente voleva così, cioè è stato un enorme successo questo messaggio, non è stato una imposizione, cioè ha cominciato
cominciato a cambiare la testa della gente, con alcune conseguenze che sono state poco studiate, ma di enorme rilievo, no? La prima conseguenza è chiaro che viene immediata, no? Di fronte a questo atteggiamento intellettuale, le tasse sono il vero nemico della società, perché sono l'espressione una delle espressioni fondamentali del potere del governo. E quindi abbiamo questa grande campagna contro le tasse, che ha prodotto risultati impressionanti. Se faccio solo un esempio: l'aliquota più alta negli Stati Uniti nell'immediato dopoguerra superava il 70%. Adesso dappertutto siamo sotto, nel paese anglosassone siamo sotto il 30%. Questi sono cambiamenti assolutamente radicali. E sono entrati, quando io prima vi dicevo, guardate, non sono stati imposti, ma sono entrati profondamente e tuttora in molta parte rimangono nella testa dell'elettorato. Cioè che la tassa sia un'espropriazione l'abbiamo avuta come messaggio nel nostro paese per tantissimi anni, teniamoci. E la cosa più particolare è che questo è stato fatto proprio anche dagli elettori che con questa evoluzione ci rimettono, cioè l'elettore reagisce in modo negativo anche quando si parla di aumento delle imposte nelle classi più alte. E quindi trasformato la vita politica in tutte le campagne elettorali, e nessuno ha mai più potuto fare una campagna elettorale proponendo un aumento delle imposte. Cioè, quando io ero ragazzo, cioè ai tempi di Noè, no? Quando c'era la campagna elettorale, c'era chi diceva più tasse e più scuola, e c'era chi diceva meno tasse e meno scuola, facciamola cioè pagare. No, oggi non si dice più così, si dice solo meno tasse. Scuola. Sì, il resto sì, meno tasse, però si parte dal meno tasse. Poi dopo non viene rispettato, no? Perché poi ci sono i limiti, no? Ma è un cambiamento radicale nella testa degli elettori che ha cambiato la politica per un'intera generazione. Ad esempio, quando si parla di intervento dello Stato, tutta la politica industriale era un sacrilegio, non si poteva parlare, non dico di impresa pubblica, ma di regolamentazione dei mercati, di autorità, eccetera. E questo è durato, e questo ha pervaso anche l'accademia, cioè gli intellettuali, è diventato proprio un pensiero dominante della società. Solo una decina di anni fa, no, 7-8 anni fa, nell'ambito accademico è cominciata una corrente opposta, derivata da che cosa? Dalla constatazione che questo portava a un aumento intollerabile della disparità dei redditi. Cioè c'era stata in molti paesi del mondo una buona crescita globale, ma sempre con un aumento della ingiustizia. Ed è interessante che questo non si è verificato soltanto in alcuni paesi, ma si è verificato in tutti i paesi, con eccezioni piccolissime, un po' di Brasile, un'eccezione del Brasile ai tempi di Lula, quando ha fatto le redistribuzioni, 2 o 3 anni della Francia per un cambiamento politico, e i paesi scandinavi che hanno mantenuto in fondo il loro stato sociale, l'elevato livello delle imposte, più o meno sono rimasti uguali. In tutto il resto del mondo la disparità è aumentata, negli Stati Uniti, in Italia, in Germania e in Cina, dove la disparità è impressionante. Cioè la Cina è il paese che ha fatto il salto più avanti, il più meraviglioso, potremmo dire, salto in avanti quantitativo, ma il livello di ingiustizia interna della Cina è impressionante. E evidentemente c'è stato l'inizio di una reazione degli accademici progressiva,
nome più importante, è un pesantissimo libro dell'economista francese Piketty, ma ancora non si è tradotto in un cambiamento della dottrina politica se non negli ultimissimi anni con Corbyn e anche negli Stati Uniti, ma che non ha ancora preso maggioranza, anzi, ma che ha fatto rivivere e mettere il tema dell'uguaglianza come prioritario, mentre era stato prioritariamente, però è, ripeto, finora netta minoranza in tutti i paesi, in tutti i paesi del mondo, dove è diventato maggioranza come in Venezuela, non è poi che abbia dato molti risultati perché rimane un matto e quindi anche le buone idee in mano a un matto non è che facciano buoni frutti. Allora, perché secondo voi, secondo me, perché devo parlare io, quindi le cose sono cambiate in questo modo. E non è facile dare una spiegazione, ma ci sono stati alcuni elementi molto importanti nel cambiamento della società, prodotti proprio da questo fatto politico. La prima cosa è il mutamento nel mondo del lavoro, cioè primo con la differenziazione tecnologica che esamineremo poi, i sindacati, e con altri elementi, i sindacati hanno perso assolutamente potere ovunque, questo non esiste eccezione al mondo. Quindi è mancato una forza che intermediasse e anche desse categorie al mondo del lavoro. Ed è cominciato il discorso, la società moderna, dati i suoi cambiamenti tecnologici, esige flessibilità, e questa flessibilità è diventata precarietà, perché non è stata una flessibilità guidata in cui tra un lavoro e l'altro c'è una struttura che ti aiuti a prendere nuove specialità, a renderti in grado di esercitare nuove professioni. Precarietà dice tu adesso per 3 mesi sei qui e per 3 mesi sei là, insomma, con un cambiamento radicale di una percentuale elevatissima di lavoratori. Non sto all'esperienza vostra quotidiana dei cococò, di quelli che portano le pizze eccetera eccetera, dei lavoratori di domicilio che vengono più o meno, non dico assunti settimanalmente, ma siamo a livelli simili. Ha cambiato la faccia del mondo perché sono accettati, anzi diventano un elemento fondamentale per avere capacità di concorrenza nei confronti degli altri paesi. Quindi questo è un fatto importante, ma non solo, questo scardinamento delle strutture ha prodotto anche un'altra diversificazione in due aspetti del mondo del lavoro. Primo, per le tecnologie che si esaminano poi, ha prodotto una serie di lavoratori, piccola di numero ma elevatissima di qualità di specializzazione e di salario, e ha proletarizzato un'altra grande. Secondo, ha prodotto una serie di lavoratori che lavorano 1000 ore alla settimana, adesso esagero un po', ma insomma, e altri invece con frammenti di lavoro assolutamente spezzati. Secondo aspetto, la seconda conseguenza di questo cambiamento ideologico è una accelerazione della globalizzazione, no? Data questa varietà, frammentarietà e una globalizzazione che ha fatto dei vantaggi enormi al mondo, ma che non essendo stata condotta e guidata nei paesi che avevano un più elevato livello salariale, ha scombussolato e messo in grave rischio tutte le strutture del lavoro, quindi prodotto che poi
sulle quali Trump ha fondato la propria campagna elettorale, ultima su quale ha vinto le elezioni, ecco. Quindi problemi. E perché questo è avvenuto ed è contemporaneo al cambiamento intellettuale? Perché è stata la globalizzazione accompagnata dalla rinuncia degli stati a regolarla. Cioè la globalizzazione non necessariamente deve essere, ma e poi vedremo anche un'autorità interstatuale che aiutasse questa regolamentazione. C'è stata una rinuncia di questo. E quindi il cosiddetto decentramento produttivo ha avuto una rapidità assolutamente imprevista e sta andando avanti. Adesso addirittura sta passando dalla Cina, ma una valanga di imprese a basso livello di specializzazione passa dalla Cina ai Vietnam, a Myanmar, all'Etiopia, a tanti altri paesi, quindi è un processo che continua ad andare e di paesi sfigati ne troviamo sempre, quindi il processo sta continuando a questo ritmo. La terza conseguenza della liberazione del mercato è stata lo scatenamento della finanza come principe regolatore del principe comandante del mercato non regolato, cioè la finanza è diventata sempre più forte. Perché? Perché è la cosa più slegata dai vincoli di governo, cioè l'operaio, il lavoratore ha una casa, il denaro non ha una casa. E allora abbiamo avuto e abbiamo ancora, questo abbiamo ancora, un aumento enorme di potere della finanza. La finanza che sfugge ai governi, non per nulla, i posti dove va si chiamano paradisi fiscali e, se non sbaglio, da quello che ho imparato la dottrina, nel paradiso si sta bene più o meno, no? E questa denominazione vi dice che hanno un'importanza quantitativa enorme. Se voi pensate che negli ultimi 3 mesi sono fuggiti dall'Italia 70 miliardi di euro, cioè, ma da cittadini qualunque, e immaginate come invece sono più mobili i profitti delle multinazionali, vanno tutti. Pensiamo a un episodio che è successo 2 anni fa, che l'Unione Europea, dato che le grandi imprese americane della nuova connettività, no? L'Apple, hanno tutte sedi in Irlanda perché hanno una liquidità di imposte pari allo 0,01%, siamo a questi livelli. È successo che l'Unione Europea avrebbe obbligato la Apple a pagare 13 miliardi di imposte al governo irlandese e il governo non le ha volute, ci sono voluti 2 anni e mezzo perché le accettasse, proprio perché aveva molto più interesse a essere la sede, avere le chiavi di San Pietro del paradiso fiscale che non a riscuotere queste imposte, che avrebbero messo a rischio il suo ruolo. Cioè, veramente il problema della finanza internazionale è importante perché rende difficilissime le decisioni dei singoli stati. Allora, e nei singoli stati è cominciata la politica di far concorrenza ai paradisi fiscali. Se mi portate 500.000 euro vi do il passaporto, la cittadinanza. È una concorrenza che viene fatta anche dai paesi europei, non è che parli di... Anche questo è una forte trasformazione della politica. E un'altra trasformazione è una non voluta opera delle grandi multinazionali dell'informazione, no? Cioè chi sono i nuovi comandanti del mondo? 20 anni fa, se prendevamo le classifiche, vedevamo o i petrolieri o quelle belle imprese
di automobili, quelli che facevano roba solida, cioè vedevamo General Electric, General Motors, Ford, Esso, Shell e via, Bank of America, alcune grandi istituzioni di questo tipo. Oggi nella classifica c'è Apple, Google, Alibaba, eBay, Amazon, Alipay, sono tutte e solo americane e cinesi, tra l'altro, e hanno livelli di profitto e di fatturato impressionanti. In più, altre evoluzioni politiche, quando io studiavo da ragazzo l'antitrust, che è stato benignamente ricordato nella commemorazione precedente, quando io studiavo l'antitrust, studiavamo anche la reazione dei politici dei vari paesi, soprattutto americani, contro Rockefeller, contro i dominanti, eccetera. Oggi questa reazione è molto più debole. Io l'altro giorno ho chiesto a un mio collega americano con cui lavoravamo quasi 50 anni fa su questi temi, e dico: ma come mai quando studiavamo c'era questo sdegno nei confronti? E questo mi ha dato una risposta straordinaria. Dice: ma perché Rockefeller passava come quello che ci aumentava il prezzo della benzina, che faceva queste cose, Google, Apple danno la gioia ai nostri figli, non fanno pagare niente perché pagano i pubblicitari. E qual è il parlamentare che si attenta a fare la battaglia contro Apple? Nessuno. E l'unica battaglia vinta è stato il rigurgito di autorità dell'Europa la scorsa settimana sui diritti d'autore. E se non ci fosse stata l'Unione Europea, nessuno avrebbe potuto avere una forza di questo genere. Ed è una forza assolutamente illimitata, cioè diciamo la verità, è stata assolutamente illimitata fino a un anno fa. Poi, quando è andata contro la privacy, si è cominciato ad avere un atteggiamento politico di resistenza, ma ancora fatturano più di uno Stato. Cioè, queste sono e ripeto, sia per il discorso che vi facevo prima della fuga nei paradisi fiscali, sia per le loro caratteristiche tecniche, sono sostanzialmente molto più forti dei vecchi monopoli di fronte alla politica, ma anche noi stessi, se pensate nella vostra vita quotidiana, nella nostra vita quotidiana, e questi hanno profondamente cambiato la natura della politica, cioè i nuovi media individualizzandolo. Allora, sono scomparsi gli intermediari, i sindacati, la crisi dei partiti, eccetera. Questi nuovi media, con questa enorme potenza economica, sono diventati, ed è interessante che coloro che usano più degli altri questi media non abbiano la coscienza che anche in questo caso c'è un padrone, e quindi non è che siano in mano al popolo, ma c'è un padrone, no? Cioè, nella nostra mentalità. E poi hanno un altro effetto di liberare, quindi togliendo gli intermediari, diminuendo molto il dibattito collettivo, rendono l'impulso politico, la reazione politica, e quindi cambiano profondamente la democrazia, perché tutto diventa immediato, individuale, si accorcia tutto il campo delle decisioni, no? Ricordo un po', scusate il paragone volgare, libera le espressioni come quando si era al liceo nelle scritte dei gabinetti, no? In cui uno si attentava a scrivere la roba che non scriveva ovviamente in classe, no? Non ripeto quello che leggevo quando ero al liceo, perché affonderemmo la madre superiore che è qui presente. Ecco, lo dico in modo, se volete, leggero, ma
Guardate che queste trasformazioni tecnologiche sono importantissime nel cambiamento della politica e derivano tutto da questo fatto che derivano tutto, derivano in buona parte da questo fatto che non esiste la società. Anche questa è un'espressione che esiste l'individuo, ma non esiste la società. Ecco, questo è il mondo con cui la democrazia oggi deve assolutamente fare, con un'accelerazione ulteriore che avremo nella tecnologia nei prossimi tempi, perché l'accelerazione con l'intelligenza artificiale, con quelli che chiamiamo i robot, che poi i robot non sono altro che processi di automazione accelerati che noi abbiamo visto in tutte le nostre fabbriche, dalle ceramiche alle fabbriche meccaniche. Se andate in una ceramica oggi qui a Sassuolo, vedete 120 metri di forno con un tecnico che fa la sorveglianza e basta. E nella scelta dove c'erano 40 donne non c'è più nessuno. Cioè, quindi è un processo che ma sta ed è diverso dalle altre rivoluzioni industriali, cioè quando ci fu introdotta l'automobile, no, evidentemente i produttori di carrozze e gli allevatori di cavalli non erano contenti, però la società ha cambiato subito perché fabbricanti di automobili, raffinerie di petrolio, imprese petrolifere, la costruzione delle strade, gli autogrill, e con la ferrovia la stessa cosa, con i telefoni la stessa cosa. Questa rivoluzione, che è ancora più pervasiva delle altre, perché ha preso tutto il mondo a una velocità estrema, però manda più, espelle molto più gente di quanto non ne assuma, quindi contribuisce al discorso del lavoro, molto più rapida. Io faccio sempre degli esempi, se volete, un po' strani, ma che colpiscono molto, perché non ha mosso le elite o i più ricchi e poi adagiato gli altri, ma come una bomba, cioè lo sviluppo africano, quel poco di sviluppo che c'è, si basa sui telefonini. E per dirvi com'è pervasivo, io ho visto in Cina chiedere l'elemosina col telefono portatile, cioè vuol dire che uno aveva il telefono, gli faceva il click, gli dava la monetina e quello lo prendeva con la monetina. Cioè, ragazzi, questo qui sembra la barzelletta, ma vi dà l'idea di come è penetrante questa nuova tecnologia. In Italia non c'è ancora, non ho ancora visto nessuno chiedermi col telefonino, anche perché non saprei come fare a fargliela, ecco. Ma, allora, vedete, sono fatti, se volete, scherzosi, ma vi danno l'idea di un cambiamento che ha una velocità e che ha delle conseguenze enormi, ecco. Nonostante nell'ultima crisi, quando ci sono stati dei momenti drammatici, l'intervento dello Stato è stato di importanza determinante. Cioè, perché gli Stati Uniti e la Cina hanno avuto, pur essendo la crisi nata dagli errori, dagli eccessi della finanza americana, perché gli Stati Uniti hanno avuto una crisi che è durata solo 3 anni e noi è durata 10 anni? Perché è intervenuto Obama, ha messo 800 miliardi di dollari sul tavolo e ha rinforzato l'economia. In Cina è stata la stessa cosa, hanno messo l'equivalente di 585 miliardi di dollari, pom. L'Europa, con tutte le divisioni, le crisi, i tedeschi, la rottura di scatole dell'austerità, tutte queste cose qui, non l'abbiamo fatto e la crisi è durata 10 anni invece di 3. Quindi, quando c'è stata la necessità, lo Stato poi ha agito, ha fatto politica, no? Ma non è cambiata ancora, nonostante queste evidenze, la mentalità del cittadino. E quindi
Adesso tutto questo, e torniamo, adesso devo finire perché sennò vi rompo le scatole troppo, torniamo proprio al pensiero iniziale, cioè tutti questi eventi che vi ho detto ha portato a una crisi del multilateralismo negli Stati Uniti, cioè Trump, ha fatto breccia e fa breccia in molte parti del mondo, proprio per mettere pensando di correggere in questo modo i problemi che sono sorti, che vi ho elencato, mentre in questo modo vengono assolutamente esaltati questi problemi, perché viene messo in crisi tutto un andamento, invece che vedere ordine alla globalizzazione, ci si frammenta come è successo nei periodi più bui della nostra storia. Naturalmente questo deriva da un fatto che per la prima volta dopo la caduta dell'Unione Sovietica, in modo molto più organico e molto più profondo, gli Stati Uniti si sentono a rischio la propria leadership, cioè la Cina. Prima è diventato il paese dei bassi salari, adesso è il paese dell'alta tecnologia. Quando io ho cominciato a studiare la Cina, a andare in Cina, che era l'84, avevo scritto un articolo che era intitolato 1,40, perché il salario orario in Italia era 40 volte superiore al salario orario cinese. Se dovessi rifare l'articolo scriverei 1,3, 1,3,5, che è ancora differente, però c'è una bella differenza. E soprattutto dovrei scrivere 1,1 in tutte le professioni a elevato livello, cioè l'Unicredit a Shanghai paga i neolaureati come li paga a Milano, quindi è un cambiamento radicale, ed è per questo che poi dalla Cina molte imprese di basso valore aggiunto. E questo è il vero punto di scontro fra i sistemi economici, in cui il ruolo di dottrina economica si è invertito, cioè il grande paese capitalistico è per la chiusura dei mercati, il grande paese comunista è per l'apertura dei mercati, e qui siamo proprio al paradosso che rispetta però gli interessi dei due paesi, soltanto che il grande paese comunista non è più il paese dei bassi salari, è il paese che ormai sfida la tecnologia, non per nulla la risposta americana alla Cina è venuta dopo che la Cina ha esposto un grande piano di sviluppo tecnologico che si chiama Cina 2025, che è una vera e propria sfida nei nuovi campi. Non dimentichiamo che nei supercomputer, quelli che guideranno l'intelligenza artificiale, questi aspetti, ne ha più la Cina degli Stati Uniti. Quindi è una sfida, tremenda, no? Perché è una sfida per il primato. E guardate che tutte queste cose hanno cambiato la natura della politica, la natura della democrazia, cioè ritorno alla riflessione iniziale. Ed è interessante perché sotto certi aspetti la politica riprende il comando sull'economia, cioè Reagan e il presidente cinese dettano le regole che vengono. Dall'altro lato c'è invece la finanza e i grandi gruppi di informazione che vi ho detto io, che ancora mantengono un fortissimo controllo della politica. Quindi il rapporto fra la politica e l'economia è diventato assolutamente molto più complesso e in alcuni casi comanda l'uno, in alcuni casi comanda l'altro. Ma come finirà questo grande sforzo per il primato?
Difficile dirvelo, difficile fare previsioni, perché siamo nel classico caso, lo chiamano gli analisti politici, il caso di Tucidide, cioè della famosa guerra del Peloponneso, in cui c'era una potenza stabilizzata che era Sparta, una potenza ascendente che era Atene, guerra inevitabile, e Tucidide scrive questo. Gli storici e i politologi poi si sono affannati negli ultimi anni ad analizzare quante volte questi casi si sono ripetuti nella storia. E l'ultimo articolo più autorevole dice: sono stati 16 grandi casi, 12 finiti con la guerra e 4 finiti con un accordo. Speriamo che finisca con un accordo. Però intanto è cambiato il peso della politica mondiale. Da un lato il discorso dell'autorità che vi facevo all'inizio, e il discorso finale è che la Cina, negli infiniti colloqui che ho fatto dall'84 in poi con i dirigenti cinesi, sempre si presentavano come un paese che aveva la sua diversità, difendevano il problema dei non diritti umani, eccetera, ma finiva sempre il colloquio con: dovete capirci, siamo una società in trasformazione, 1.300.000.000 di persone morivano di fame, adesso più della metà sono entrate nel XXI secolo, questa è l'evoluzione. Questo discorso è finito. L'anno scorso alla grande assemblea del Partito Comunista Cinese il Presidente Xi non ha detto questo, ha detto: signori miei, noi consegniamo, noi facciamo sviluppare i nostri paesi, noi cambiamo il mondo, voi no, voi siete divisi, voi avete elezioni ogni quarto d'ora, pensate solo al breve periodo, pensate solo alle norme per vincere le elezioni il giorno dopo, non faccio nessuna allusione, e noi invece consegniamo, quindi il mondo guarderà a noi e non più a voi. Cioè, capite che questo è un ulteriore passo nel processo di Tucidide, nel cambiamento del mondo. È anche un cambiamento enorme della democrazia, perché si accompagna a una evoluzione vera. Cioè, le statistiche dell'ONU continueranno a dire che si vota in più paesi, ma la conseguenza di questo voto non è mica una democrazia, ma sempre più chi vince le elezioni si trasforma in padrone del paese, voglio dire in Russia, in Turchia, eccetera, hanno tutti vinto regolarmente le elezioni. E la maggior parte dei conflitti che ci sono oggi nei paesi africani, tipico caso in cui chi vince l'elezione si pone come padrone del paese, quasi tutti i conflitti che ci sono oggi non sono conflitti fra dittatura e democrazia, ma sono i leader eletti democraticamente che, scaduti il loro periodo costituzionale di uno o due mandati, non se ne vogliono andare via e si trasformano in eletti in modo autoritario. Quindi questo è il segno della crisi della politica. Allora noi dobbiamo, il grande problema è in questo quadro che vi ho descritto, credo oggettivamente, no? Recuperare il valore dell'educazione, del cittadino, della formazione, in una società frammentata. Cioè il problema più grosso è cercare di contrastare la frammentazione e avere questi processi di formazione guidata, collettiva, meditata, studiata, e questo è quello che va contro gli andamenti attuali, insomma, no? Del mondo in cui in politica lo studio e l'esperienza erano virtù. Adesso studi e esperienza non sono più una virtù, sono un vizio, e quindi il problema della trasformazione del processo formativo è uno dei grandi problemi che noi abbiamo di fronte. E ultimo problema,
proprio dei correttivi politici in questo caso. Beh, correttivi politici, il primo esempio l'ha offerto l'Unione Europea, è stato un correttivo straordinario per 40 anni, ha migliorato le condizioni di vita, di democrazia, si è allargata, allargando la democrazia a tanti paesi, è stato l'unico caso di esportazione della democrazia in modo democratico, poi si è imballato, come diremmo in linguaggio motoristico, cioè il passaggio dalla struttura sovranazionale, che è la Commissione, al Consiglio, che invece è l'espressione dei singoli paesi, ha trasformato l'Unione Europea progressivamente, ed è chiaro, se voi passate dall'autorità sovranazionale a quella nazionale, chi è che vince? Il paese più forte. E allora abbiamo avuto questo grande dominio della Germania lungo tutta la crisi, e adesso un dualismo difficile da risolvere, no? Perché Macron, che ha ridato grande speranza, una grande speranza reale, ancora un po', ne ho pochine adesso, ma ancora un po' ne ho di speranza, ha gestito la politica estera europea per niente, ha gestito la politica estera francese, in Libia se ne è fregato degli italiani, ha bombardato la Siria senza neanche chiedere ai tedeschi l'amen. E qual è il risultato? Che i tedeschi, che fesse non sono, tutti impadroniti della politica estera, adesso la politica economica continuo a pensarci io. Allora, invece di avere l'Europa a due, con un motore a due pistoni, come si diceva, abbiamo due motori a un pistone. Ma capite che questo sta paralizzando e crea un'Europa mezza cotta e mezza cruda che non piace a nessuno, ma noi non abbiamo bisogno di andare indietro per venire incontro ai problemi che abbiamo visto oggi, abbiamo bisogno di andare avanti e in questo momento siamo assolutamente paralizzati. E siamo paralizzati anche nell'altra necessità che noi abbiamo, cioè i grandi accordi internazionali con o senza, con l'ONU. Ecco, prendiamo un esempio, poi finisco davvero perché sono stato troppo lungo. Prendiamo il più bel accordo che abbiamo avuto negli ultimi anni, che ha consolato tutti, che tutti, l'accordo di Parigi sul clima. No. Finalmente, dopo tante liti, il Papa parla, c'è l'accordo sul clima, si firma l'accordo, riduzione di CO2. Io, da buon economista, cerco di fare il mio mestiere, dopo 3 anni e mezzo vado a vedere cosa è successo. Per un anno l'accordo è stato rispettato, perché c'era la crisi economica, quando c'è stata ripresa, il CO2 sta crescendo alla grande. E in questo momento nel mondo più di 1000, sono in costruzione, in progetto, più di 1000 centrali a carbone. E la grandissima Germania ne fa 2 a lignite, lignite che qui non sanno neanche cosa sia perché è una roba del dopoguerra, ma è un carbone più schifoso del carbone, no? E non c'è sostanzialmente nessuna autorità. E qui l'economia trionfa, perché qual è il paese, l'unico che sta rispettando Parigi? Gli Stati Uniti, che sono fuori da Parigi. Perché lo sta rispettando? Perché è venuto a costare così poco il gas e sostituisce il carbone e quindi diminuisce l'uso di CO2. Ma non mica per la decisione politica, perché la decisione economica l'ha resa più conveniente. Ve lo dico perché la mancanza di un'autorità è impressionante, e ancor più si sente nella riunione dell'ONU. La scorsa settimana, poi già gli italiani non hanno quasi parlato, ma c'è stato così è finito ieri sera. Il dibattito la settimana dell'ONU è stato per me di un interesse enorme. Prima di tutto, né Xi né Putin ci sono andati, frega niente. No. Secondo, quello che ha dominato, diremmo così, il palcoscenico non il contenuto, è stato Trump, che ha parlato contro l'ONU. Ha parlato contro l'ONU, che ha ribadito le sanzioni unilaterali a dispetto del trattato, eccetera, eccetera, eccetera. E il segretario dell'ONU, avete mai sentito nominare?
Eppure vi assicuro che non sono una persona per bene, ma è una persona che più o meno ha fatto l'educatore, voglio dire, per 2 anni poi ha fatto il segretario dei rifugiati, della struttura dei rifugiati dell'ONU, ma per 2 anni sono andato a trovare a Lisbona. Lui ha fatto un paio d'anni in cui insegnava l'aritmetica ai bambini della periferia di Lisbona, cioè una persona assolutamente per me. Non esiste. Non esiste. Perché ogni volta, cioè all'ONU, vengono lasciati i piccoli problemi, che però sono importanti, no? Perché quando ero nel Sahel per l'ONU, queste guerre locali sono una tragedia tale, e finché non c'entro grandi potenze, l'ONU, gli Stati Uniti diminuiscono i soldi per il peacekeeping, però tira avanti. Quando arrivano i grandi problemi, non esiste più, perché il veto delle grandi potenze, ecco. Quindi abbiamo questa disfunzione fra la globalizzazione in mano a alcune grandi potenze e la debolezza della struttura che dovrebbe guidare invece la globalizzazione. Ecco la condizione in cui viviamo. Io non credo assolutamente che sia fatale né la guerra del Peloponneso né il peggioramento di questo, perché poi c'è un correttivo nelle democrazie, c'è una cultura, c'è un'esperienza, e in qualche modo queste cose poi hanno voce e reagiscono. Non ho ancora visto la condensazione di questi interessi e quindi l'inizio di una nuova fase. Vi auguro di vederla.